Sono molto felice ed emozionata perché andremo insieme, faremo un viaggio insieme in quello che è stato per me un incontro importante tantissimi, tantissimi anni fa, perché io quest'opera l'ho veduta al Teatro Olimpico di Roma e da lì mi sono innamorata profondamente. Della musica antica e di quello che adesso andremo a scoprire insieme. All'inizio di ogni racconto, due cose importanti organizzative. Allora, invito tutti ad ascoltare e a osservare attentamente tutto ciò che, con l'aiuto grande di Elisabetta, vi faremo vedere ed ascoltare, perché vi ho chiesto, oltre che alle cuffie, di avere delle cuffie, quindi per poter ascoltare ancora meglio, essere dentro la musica, perché ovviamente ascolteremo della musica, e avere un foglio e una penna. Perché? Perché vi chiederemo, vi chiederò, vi chiedo di prendere, di annotare quello che vi sorprende, vi incuriosisce, vi infastidisce, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando, questo racconto vostro poi alla fine sarà per noi molto importante. L'altra cosa che vi chiedo, che vi chiediamo insieme, come i cantori del Municipio 5, del nucleo della zona 5 sono abituati a fare, a ogni ascolto, a ogni visione, segue la richiesta di realizzare attraverso quello che per ognuno di voi è il vostro gesto creativo, versi, quindi un racconto, una poesia, un disegno, una realizzazione fatta con materiale, un collage, un pensiero qualsiasi, ma che questo diventi concreto una volta che avete finito. Non adesso che avete finito di sentire l'opera, ma nel tempo che vi verrà dato, perché tutto questo materiale preziosissimo verrà raccolto da Elisabetta e quindi da Song. Mi raccomando, e va nell'archivio e diventa materiale fondamentale, d'accordo? Quindi mi raccomando, allora non è soltanto un modo per stare insieme in maniera interattiva, ma c'è proprio una richiesta preziosa. Bene, che cosa siamo qui venuti a fare oggi? Allora, vedremo insieme, non tutta l'opera, perché l'opera è un po' più lunga, ma diciamo i momenti che abbiamo considerato con Elisabetta salienti, ascolteremo e vedremo l'opera L'Orfeo di Claudio Monteverdi. L'Orfeo di Claudio Monteverdi è una favola in musica ed è considerato il primo capolavoro della storia del melodramma, dramma in musica. Che cos'è melodramma, il dramma in musica? È quello che noi oggi conosciamo così, senza riflettere, diciamo l'opera lirica. Cioè è un racconto che invece che essere fatto prosaicamente attraverso quello che noi conosciamo essere il teatro di parola, viene messo in musica, quindi il dramma in musica. Quindi è un arricchimento della suggestione, della meraviglia che noi già abbiamo quando andiamo a teatro, perché accanto alla parola avremo anche il sostegno meraviglioso della musica come orchestra e in particolare del canto. Quindi benvenuti nell'universo meraviglioso del canto come espressione dell'animo umano. Del recitar cantando era una terminologia che veniva usata proprio alla nascita del melodramma. Diciamo che la nascita del melodramma viene più o meno indicata alla fine del Cinquecento, in particolare proprio nel 1600, con un'opera che non è quella che vedremo oggi, ma è
l'antesignana, cioè quello che poi ha fatto sì che Orfeo, che Monteverdi scrivesse l'Orfeo, che era l'Euridice di Peri. La prima rappresentazione, ecco qua, il signore, no, quello, questo signore bellissimo che noi vediamo che è un mosaico, è la rappresentazione dell'Orfeo che è il protagonista della nostra opera. Mettetelo subito così, come vedete questa immagine, mamma mia, che cosa sarà mai? Scriviamo, scriviamo. Perché? Cos'ha? Un'aurea, l'alloro intorno, perché? Questa è l'immagine. La prima rappresentazione è avvenuta il 24 febbraio del 1607, quindi noi andremo ad ascoltare e a vedere una rappresentazione di quest'epoca, di questo periodo, che è il periodo cosiddetto barocco, il primo barocco. Quindi la prima rappresentazione è il 1607, dove? Attenzione, teatro? Il Palazzo Ducale. Palazzo Ducale di Mantova, negli appartamenti della Margherita Gonzaga d'Este, perché la prima rappresentazione dell'Orfeo avvenne negli appartamenti. Fu una richiesta che venne soddisfatta. E non aggiungo altro per il momento. Il libretto di quest'opera. Chi ha scritto quest'opera si chiama Alessandro Striggio perché c'è un libretto, quindi quello che vi ho detto, un canto, che cosa? Il canto di che cosa? Il testo, quindi c'è un testo, quindi un libretto, si chiama libretto tutto quello che è la parte testuale dell'opera, dove c'è scritto proprio le parole che i cantanti, il coro canteranno. Questo Alessandro Striggio faceva parte di un'accademia che si chiama l'Accademia degli Imbaghiti e questa Accademia di Imbaghiti raccoglieva, era nata proprio per l'amore di alcune persone per la musica. Vi rendete conto quanto la musica costituiva già nel 1600 un luogo proprio, un luogo importante dello spirito, dell'animo umano. E c'erano, veniva proprio, questa accademia serviva per promulgare, per diffondere la musica e il piacere della musica. Alessandro Striggio era un valente violista e poi diventerà invece un valente librettista. Bene, ragazzi, queste più o meno delle annotazioni storiche, storico-musicali. Adesso entriamo dentro l'argomento, o meglio, presentiamo questo signore che Elisabetta sta tenendo qui. Guardate attentamente anche questa immagine. Allora, c'è un personaggio al centro che probabilmente deve essere Orfeo, no? Abbiamo visto che assomiglia alla prima immagine che Elisabetta ci ha fatto vedere ed è circondato da tanti animali. Vedete, questa è la prima immagine, questa è l'altra immagine. Credo che questa sia l'immagine, Elisabetta, di un mosaico di un museo dell'antichità di Palermo, qualcosa del genere. Quindi sono tutte cose che esistono e che si possono andare a vedere. Ed è circondato da tanti animali. Allora, Orfeo è un personaggio mitologico perché appartiene a quella branca dello studio del sapere umano, che è la mitologia, quella che appartiene a noi, ai popoli del Mediterraneo, no? Poi c'è un'altra mitologia che è quella nordica, non so, Parsifal, i Nibelunghi, quella è un'altra cosa. La nostra mitologia ha come eroi personaggi come Orfeo. Orfeo era figlio di una musa. Chi sono le muse? Le muse sono questi personaggi mitologici nati da Zeus e Mnemosine. Le muse sono le muse ispiratrici, le muse sono le divinità atte all'arte. E la sua mamma si chiamava Calliope. Calliope che vuol dire musa dalla bella voce. E qui già entriamo in un ambito molto interessante. La sua mamma, Calliope, musa dalla bella voce, il suo papà Terreno, attenzione a quello che dico, è Agro che era il re della Tracia. Perché io sottolineo Tracia? Perché quello che noi andremo a vedere, quello che noi ascolteremo, tutto quello che accadrà, accade in questo territorio. La Tracia è
esistente, è un luogo fisico che esiste, è più o meno la zona dei Balcani. Quindi nella Tracia si parlano tre lingue tuttora, il bulgaro, il turco e il greco. Quindi è a sud-est più o meno della Grecia, quindi la zona confinante con il sud della Bulgaria e della Turchia. Lì avviene tutto quello che noi andremo adesso ad ascoltare. Orfeo, no, il suo nome è anche molto interessante, non si conosce bene l'etimologia, ma probabilmente vuol dire oscuro e solo, orfano di padre, di Agro, perché probabilmente ha un altro padre, e adesso lo scopriremo insieme. Aspettate che seguo bene qui perché non voglio perdere niente. Lui, Orfeo, ha questa caratteristica. Allora, adesso fermiamoci qui sul quadro. È circondato da tanti animali, vediamo degli uccelli, vediamo delle fiere, vediamo dei rapaci, dei rettili e tutti stanno insieme, tutti vivono insieme in pace, ascoltano, guardano Orfeo, ascoltano Orfeo, perché Orfeo è colui che con il suo canto e con la sua musica ammansisce il cuore degli uomini adirati o pieni di passioni e gli animali. Quindi tutti gli animali che senza la sua musica e la sua voce si sarebbero sbranati, ci sarebbero state vittime carnefici, in questo momento, mentre lui proprio canta, tutto si acqueta. E loro possono vivere in pace, perché la musica di Orfeo dona la pace. Bene, passiamo, lasciamo un attimo da parte Orfeo e passiamo a quest'altro personaggio, Claudio Monteverdi, il compositore. Guardate, qui aveva già una certa età. Non è nato così, ovviamente, Claudio Monteverdi, ma qui è raffigurato probabilmente nel momento della sua massima maturità, probabilmente proprio quando ha composto l'Orfeo. Ricordiamo la datazione, 1607, la prima rappresentazione. Adesso vi pongo di mettere l'attenzione proprio su questa immagine, di fotografarla, guardare attentamente come è vestito, perché vi servirà per dopo. Allora, Claudio Monteverdi nasce a Cremona il 15 maggio del 1567, quindi alla fine del Cinquecento, e muore a Venezia nel 1643. Queste città in questo periodo non sono città che io cito per caso, ma perché insieme a Mantova erano città molto importanti per la musica, perché erano città dove vivevano le famiglie dei nobili, le famiglie patrizie come gli Este, i Borgia e i Gonzaga. Vediamo un po' se abbiamo un Francesco Gonzaga che ci può apparire da un momento all'altro. Chi è? Ah, guardate com'è vestito e guardate l'insegna in alto a sinistra. Quella è l'insegna dei Gonzaga. Lui è Francesco Gonzaga. Questo è un ritratto di Francesco Gonzaga, duca di Mantova, del 1600. Questo signore è andato a cercare Claudio Monteverdi, con cui aveva già lavorato in realtà. Lavorato, Sabina, ma cosa stai dicendo? Questo signore va a lavorare con un compositore? Sì, perché all'epoca noi dobbiamo cercare adesso di fare un grande gioco, una grande, come dire, sì, un gioco per tutti, per grandi e per piccoli. Dobbiamo lasciare queste sponde della nostra realtà in cui viviamo 2021 e attraverso un viaggio temporale cercare di arrivare in quell'epoca in cui i personaggi erano i grandi, i nobili erano vestiti con queste gorge ed entrare in quello che era l'atmosfera di un mondo che a noi arriva attraverso l'arte e la musica. Questo è il frontespizio, si dice, cioè la prima parte, la pagina iniziale della parte
partitura dell'Orfeo di Monteverdi e dello Spartito anche. Differenza, la partitura è la parte dove sono espresse tutte le voci e tutti gli strumenti e il coro, esattamente ogni strumento, ogni voce ha la sua riga di esecuzione. Lo spartito invece è una riduzione della parte orchestrale detta per canto e basso continuo, in questo caso basso continuo, vedremo più avanti cos'è il basso continuo. Leggiamo attentamente cosa c'è scritto, mi interessa molto. Possiamo vedere un attimo ancora, scusa Elisabetta, fai una zoomata? Perché qui dice tutto quello che Sabina ha cercato di raccontarvi. Allora c'è scritto L'Orfeo, favola in musica di Claudio Monteverdi, rappresentata in Mantova l'anno 1607 e nuovamente data in luce, perché quella che noi oggi andremo ad ascoltare è l'edizione del 1609. Al Serenissimo Signor Duca Francesco Gonzaga, principe di Mantova e di Monferrato, eccetera, eccetera. Questo Ricciardo Amandino invece alla fine è colui che ha stampato questa partitura. Grazie Elisabetta. Giriamo perché guardate che cosa c'è scritto all'interno. Serenissimo Signore, mio Signore et Patrone colendissimo, colendissimo, vuol dire molto onorato, molto importante, con molto onore. È un termine antico che veniva usato e quindi è un gesto di ossequio nel confronto del Signore. Perché la favola d'Orfeo che già nell'Accademia degli Imbaghiti, sotto gli auspici di vostra qualcosa, mi sfugge, scusate. Insomma, qui c'è scritto che dopo quella prima rappresentazione verrà rifatta quest'altra rappresentazione per quest'altra momento di festa, che probabilmente era il carnevale, era un carnevale per cui viene rappresentata quest'opera. E poi alla fine c'è questo saluto umilissimo, obbligatissimo, servitore, eccetera. Quindi Francesco Gonzaga commissiona l'opera Claudio Monteverdi. Vuol dire che anticamente erano questi nobili e questi principi che chiedevano ai compositori, quindi commissionavano al compositore quello che desideravano. In questo caso volevano un'opera per un festeggiamento, che probabilmente era il carnevale. Adesso guardate la seconda pagina, vediamo se riusciamo a leggere qualcosa. Questo è tutto scritto nella lingua del 1600, quindi chi ha fatto Dante vedrà che non è più la lingua di Dante, ma è quella un pochino più vicino a noi, ma non è ancora la nostra. Personaggi, la musica, prologo. Orfeo, Euridice, coro di ninfe e di pastori, Speranza, Caronte, coro di spiriti infernali, Proserpina, Plutone, Apollo, coro dei pastori che fecero la moresca nel fine. Wow! E gli strumenti, che probabilmente sono gli strumenti. Allora leggete, ci sono i due gravicembali, due contrabbassi da viola, 10 viole da brazzo, un'arpa doppia, i due violini piccoli, due chitarroni, due organi di legno, tre bassi da gamba, quattro tromboni, un regale, tuoi cornetti, un flautino alla vigesima e un clarino con tre tromboni, un'infinità. Probabilmente erano 41 strumenti. Allora, i gravicembali sono quelli che noi oggi conosciamo come clavicembali. I contrabbassi sono strumenti a corde che noi conosciamo, l'arpa doppia, eccetera. Quello alla vostra attenzione. Gli chitarroni sono, sì, della famiglia delle chitarre. Gli organi di legno sono simili agli organi che noi conosciamo, ma avevano un suono nasale gutturale, veniva usato in un momento particolare dell'opera. Il regale, che cosa sarà il regale? È un altro strumento a tastiera molto importante che accompagnerà un personaggio in particolare. I cornetti sono delle trombe, i flauti, gli aulos, anzi, che ricordano l'aulos greco. L'aulos greco era un flauto con due flauti. Un clarino, il clarino non è il clarinetto che oggi conosciamo, ma è una tromba. Che suonava dei suoni sovracutissimi. Infatti, noi adesso andremo a perlustrare
quello che andremo a vedere. Allora, uno dei primi personaggi, e questa è la rappresentazione dell'Orfeo che noi abbiamo visto, e la sua voce, la voce dell'Orfeo. Ok, grazie, sì. Allora, i personaggi che noi vediamo sono, questo è l'Orfeo, scusate, mi era arrivata una... E qui vediamo l'Orfeo con Euridice. Questa è la rappresentazione del coro, nello specifico queste sono le muse, ma anche questo, memorizzate questa immagine molto bene perché vi tornerà utile. Questa è un'altra immagine molto importante dell'opera in cui ci sono sempre Orfeo da una parte, ma Euridice esattamente dall'altra. Non vi anticipo nulla. Prego. Questo è il personaggio che abbiamo letto, è Caronte, il traghettatore. Ancora Orfeo ed Euridice, ma dietro di loro ci sono gli altri due personaggi che sono Plutone e Proserpina. Ancora Orfeo ed Euridice, in un'azione scenica molto importante dell'opera. La peripezia seconda dell'opera, ancora Orfeo ed Euridice, guardate esattamente e mettete negli occhi questa immagine, Orfeo nella luce, Euridice nell'oscurità. Allora adesso poi abbiamo questo, non confondetelo con Orfeo, lui è Apollo, di cui è qui ancora Orfeo sul carro di fuoco. Orfeo è il dio della musica e del sole. Orfeo era figlio di Apollo. Ricordate quando all'inizio vi ho citato l'etimologia del termine che oscura, che lui non aveva padre, non avesse padre. Di fatto è figlio di Apollo. Adesso, sinteticamente, ma in 5 secondi, di che cosa parlerà Orfeo dopo tutta questa presentazione con questi personaggi? Allora, è la storia del cantore, del citaredo Orfeo. Citaredo vuol dire colui che si accompagna alla lira. Citaredi era un personaggio antico, dell'antica Grecia, quindi colui che si accompagna, del cantore innamorato di Euridice, che finalmente è la sposa, del loro amore, della loro gioia, del momento in cui Euridice, morsa da un serpente, morirà, del momento in cui, una volta morta, Orfeo vorrà scendere negli inferi a recuperare la sua Euridice, del suo canto a Caronte per portarlo dall'altra sponda e raggiungere quindi Euridice, del suo canto a Plutone e a Proserpina, che sono le due divinità degli inferi. E a questo faccio una piccola parentesi, siamo in primavera. Proserpina rappresenta la primavera. Proserpina era la figlia di Demetra e Proserpina vive 6 mesi negli inferi, ed è l'inverno e l'autunno, e 6 mesi sulla terra, ed è la primavera e l'estate. Plutone, innamorato di Proserpina, che è il dio degli inferi, la porta giù con lui. E una volta che Orfeo avrà cantato, chissà cosa succederà. Forse riuscirà a far sì che Euridice esca con lui e torni in superficie. Questo ve lo lascio nell'opera, nell'ascolto dell'opera, e poi tutto finisce con Orfeo e Apollo che si incontreranno, e quello sarà il finale dell'opera, che non vi voglio però svelare completamente. Tutto questo accadrà, e quindi io adesso vi invito all'ascolto e di volta in volta vi introdurrò nei momenti salienti. Una cosa soltanto: l'opera è costituita da una toccata e un'amoresca finale che non fanno parte dell'opera,
Allora, la toccata, che adesso Elisabetta ci farà vedere una cosa bellissima, interessantissima per tutti. Ah, cos'è questa roba, Elisabetta? Ma che scherzo mi hai fatto? No, questo è lo spartito antico, questo è scritto da Monteverdi. Questa era la notazione che si usava nel 1600. Quindi abbiamo già un pentagramma, quindi 5 righe e 4 spazi, a differenza ancora dell'epoca precedente, ancora prima che proprio non esisteva. Non esisteva pentagramma o comunque un rigo musicale, le notazioni sono quadrate, però già come dire, la durata richiesta, quindi il solfeggio, il ritmo delle notazioni è simile alla nostra. E qui abbiamo proprio quello che noi andremo a vedere, cioè questa parte qui. È la toccata che si suona avanti e levar della tela 3 volte con tutti gli strumenti e si fa un tuono, sarà un tono probabilmente più alto, volendo suonare le trombe con le sordine. La toccata è proprio una fanfara di trombe e questi 5 strumenti, partiamo dal basso, come si legge di solito, basso, vulgano, che è una tromba, alto e basso, che è uno strumento di riempitivo, sempre una tromba, una quinta e il clarino, quello che vi ho detto prima, che è la tromba sovracuta che faceva la melodia. Come vedete, chi capisce, chi sa un pochino di musica, guardate, è la base su cui questa fanfara suona è quella del nostro do, considerato do maggiore, anche se all'epoca di Monteverdi non esistevano le tonalità, ma esisteva il sistema modale. Quindi adesso noi ascolteremo questa toccata che serviva per ossequiare i Gonzaga in quel caso, quindi era una fanfara che serviva proprio per i nobili. E poi a questa toccata si aggiunge il prologo, quindi toccata, prologo, poi 5 atti e moresca finale. Solo 2 situazioni scenografiche. Tracia, come vi ho detto prima, quindi tutto ciò che accade sulla terra, e gli inferi, l'Ade, tutto ciò che accadrà sotto, dove vivono Proserpina e Plutone e Caronte. Buon ascolto. Grande teatro di Lisieux e Barcellona. L'Orfeo, favole e musica di Claudio Monteverdi. La Cappella Reale della Catalogna. Direttore Jordi Savall. Gilbert Deflot. Brian Large. Attenzione!
Ok, ragazzi, allora, questo era la toccata con il prologo. Nel prologo abbiamo visto il primo personaggio affacciarsi, che è la musica. La musica era, più che un personaggio, è proprio una figura allegorica, chiamata così, in cui lei, intanto, come avete visto dai sottotitoli, saluta i nobili, gli Inkilteroi. Si riferisce ai nobili che ha di fronte, poi parla di sé, cioè che la musica apre il cuore degli uomini, del valore della musica, della forza della musica, e poi va a raccontare la storia di Orfeo, cioè invita il pubblico ad ascoltare quello che poi andranno, ad ascoltare quello che vedranno, quello che... E quindi scivoleremo nel primo atto. Grazie, Elisabetta. Questo lieto e fortunato giorno ha posto fine agli amorosi affanni del nostro semideo. Cantiam, pastori, in si soavi accenti, che sian degni d'Orfeo nostri concerti. Fate pietosa l'alma già si sdegnosa della bella Euridice. Oggi fatto e felice Orfeo resplendi lei, per cui c'ha tanto per queste selve sospirato e pianto. Grazie. Grazie, un attimo di attenzione, velocissimo. Allora, avete sentito il modo come si esprime il cantante? Sentite esattamente tutte le parole, quindi è un recitar cantando. Ci sono i momenti, c'è il coro, non ho sottolineato l'importanza del coro, è fondamentale, che si rifà proprio alla tradizione antica greca del coro nelle tragedie greche, in cui non è semplicemente un riempitivo che è messo lì per ballare, per cantare, ma racconta, esprime, porta le emozioni, quelle che vengono a noi spontanee. Il coro le manifesta pubblicamente, si fa quindi portavoce di ognuno di noi che ascolta. E poi l'altra cosa importante, notate attentamente, osservate l'orchestra, gli strumenti, il modo di suonare, porgete orecchio.
Avete visto al centro due personaggi importanti, quindi ninfe e pastori. Abbiamo le ninfe e i pastori in questo atto, abbiamo le danze perché l'opera era completa, quindi la rivoluzione monteverdiana è del teatro musicale completo, quindi ci sono tutte le arti in scena. Adesso abbiamo Orfeo ed Euridice. E Orfeo, grazie Elisabetta, canta la prima. Quella che noi consideriamo essere un'aria, ma è proprio un recitar cantando, è una monodia accompagnata. Viene detto monodia, cioè un canto accompagnato. Rosa del ciel, vita del mondo, leggete ragazzi, così risparmiamo tempo. E degna prole di lui. Chi è la rosa del ciel? È il sole, ma ricordate, io ho detto il sole, già l'avevo citato prima, l'ho associato chi è Apollo. Quindi in realtà è l'inno ad Apollo, eh? Quindi è un inno a suo padre. E il sole che illumina, il sole che la luce, e lasciatevi, assorbite la gioia, la felicità, la luce, la brillantezza. Veramente, accogliete tutto questo perché vi servirà per dopo. Grazie. Degna prole di lui che l'universo affrena. Sol che il tutto circondi e il tutto miri, dagli stellanti giri dimmi, vedestu mai di me più lieta e fortunato amante? Attenzione, scusa un attimo. Euridice è un personaggio importante, ma avrà solo due momenti. Questo e un altro più avanti. Ed ascoltate il canto di Euridice perché è in netta contrapposizione con tutto ciò che noi ascolteremo subito dopo. Siamo in una situazione di gioia ancora. Ricordate, adesso noi entreremo nel secondo atto che insieme al quarto sono chiamati gli atti delle peripezie. La peripezia era l'accadimento che da uno status ti portava esattamente all'opposto. Siete pronti? Dei miei lunghi aspri tormenti, quando i sassi e i miei lamenti rispondean fatti pietosi. Vi ricordo, boschi ombrosi, ti ricordo, boschi ombrosi.
attenzione adesso, messaggera. Arriva l'altro personaggio che vi ho elencato e lei creerà quella che si chiama peripezia. E su questo, grazie Elisabetta, volevo farvi entrare nello spartito, veramente 30 secondi nello specifico dello spartito. Questa era la musica. Il pastore, prima della messaggera, il pastore ancora parlerà della gioia di ritrovarsi, la dolcir l'aria, al beato giorno, il beato giorno perché stiamo festeggiando il matrimonio di Orfeo ed Euridice. Arriva la messaggera, cambia completamente atmosfera orchestrale, abbiamo un organo di legno e chitarrone. Nello spartito, nella partitura, c'è l'indicazione degli strumenti che dovranno essere utilizzati a ogni inizio di scena. L'organo di legno e il chitarrone soltanto daranno questa cupezza, introdurranno l'ai caso acerbo, ai fato empio e crudele, ai stelle ingiuriose, ai ciel avaro. È accaduto qualcosa di terribile. Nella musica lo sentiremo, grazie, porta ancora Elisabetta. Guardate, chi sa leggere la musica, mi segua cortesemente l'inizio. L'inizio, Elisabetta. Elisabetta, l'inizio, hai casa acerbo, grazie. Guardate, una nota lunga sull'esclamazione, caso acerbo, ancora un'altra nota acuta. Ricordatevi che in questo periodo non abbiamo note acutissime, tutto all'interno dell'ottava si canta, quindi è ancora più esasperata l'estremità, proprio perché non ce n'erano altre, quindi quelle che venivano utilizzate erano le note più acute e più gravi. Hai fatto empio e crudele, grazie Elisabetta, ancora oltre. Ai, guardate questo salto terribile. Ai, mi, fa diesis. Questi salti, questi intervalli distantissimi tra loro creavano la drammaticità, la drammatizzazione della scena. Adesso noi ascolteremo questo. Lasciate canto ogni nostra allegria.
Allora ragazzi, voi che ascoltate, è arrivato il momento del secondo atto della prima peripezia. Euridice si punge, viene morsa da un serpente mentre sta raccogliendo una rosa. La messaggera, che è Silvia, la ninfa, era con lei e viene a portare, ad annunciare ciò che è accaduto. E guardate quanto è forte quello che noi abbiamo vissuto, è come se l'avessimo vista Euridice, eppure non era in scena con noi. Quindi attraverso la musica avete sentito che asperità, che intervalli, e l'utilizzo degli strumenti, e il non utilizzo degli strumenti, e il recitar cantando, cioè attraverso gli affetti espressi dalla voce, noi siamo entrati in un'altra atmosfera. Attenzione, siamo pronti a lasciare la superficie della terra e ad accompagnare, dopo che Orfeo ha cantato Tu sei morta, ad accompagnare Orfeo negli inferi. Grazie. Per mai più non tornare, io rimango, no, no, che se i versi alcuna cosa ponno, n'andrò sicura più profondi abissi. Vedere le stelle, o se ciò negherà mio impio destino, rimarrò teco in compagnia. Addio, cielo.
Meraviglia, avete sentito quando ha fatto addio terra, addio cielo, addio sole, come anche con la voce è salito, eh? E così noi abbiamo visto la terra e la luce del sole e ancora l'addio ha cancellato tutto questo. Ascoltiamo, mentre ascoltiamo questo pezzo strumentale, mi permetto magari di parlarci sopra perché il tempo è sempre poco. Grazie, Elisabetta. Avete visto? È entrato Orfeo, ci troviamo negli inferi, abbiamo cambiato scena. Vi dico solo storicamente questo è stato possibile, non c'erano attraverso la musica, erano in un appartamento quando ha fatto la prima di queste. Quindi la musica ci ha portato negli inferi, è entrato Orfeo con Euridice, quella figura bianca che vedete alle spalle è Euridice. Vi dico l'atto terzo è fatto da tre momenti importanti, è l'apogeo, è chiamato l'atto terzo, perché è il momento culmine di questa meravigliosa architettura di prologo e cinque atti che è stato concepito da Monteverdi, in cui c'è l'aria più attesa a cui stiamo andando, che è il possente spirito, è l'aria di Orfeo. Grazie. Scusa Maddalena, scusa, 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 scusate. Scusate, per ascoltare pensavo che ci fosse un diaframma di musica prima. Allora, avete visto, vabbè, non importa. Abbiamo Orfeo, è uno strano personaggio. Quel personaggio lì è Caronte. Non abbiamo visto un altro personaggio importante che ho enunciato all'inizio, che è Speranza. Speranza, Orfeo l'ha trovato all'ingresso dell'Ade. Speranza non è più una figura allegorica, è una virtù, realmente una virtù. E all'inizio di questo luogo in cui lui sta entrando c'è scritto: Lasciate ogni speranza, voi che entrate, che è una citazione proprio dantesca. Allora lui adesso entra. Cosa c'entra questo Caronte? Caronte è colui che fa passare da una sponda all'altra gli spiriti. Orfeo non può passare dall'altra parte perché non è uno spirito, non è morto, è vivo. Questo, ragazzi, ponetelo bene adesso nell'ascolto di quello che andrete a vedere anche. Quindi Orfeo sta cercando con il suo canto, e qui Monteverdi dà delle opportunità al cantante, era stato chiamato un virtuoso per il ruolo di Orfeo, proprio per cantare quest'aria in particolare, affinché con il suo canto cosa fa, possa fare? Ammansire Caronte, cioè ammorbidire, rivolgere il suo cuore verso la pietà. E adesso lo ascolteremo. Un attimo, prima Elisabetta aveva fatto vedere uno spartito. Se abbiamo un attimo, un secondo, ve lo faccio vedere perché è uno spartito importante. Questa è notazione moderna, questa diciamo che noi l'abbiamo considerato lo spartito intermedio, io e Elisabetta. Guardate la parte di Orfeo, non è un errore, non è una parte più facile, una parte più difficile. Ci abbiamo due, è la stessa melodia, solo come vedete il canto sodo viene chiamato canto sodo, cioè quello più lineare, e poi invece c'è il canto passeggiato, sì, si chiama così, quello più ornamentale, con più ornamentazioni, con più virtuosismi. Quelle sono tutte note reali scritte da Monteverdi. Quindi era il periodo in cui si improvvisava su un basso continuo, che è esattamente la nota più bassa che voi vedete in questa partitura, diciamo, è
quello che era considerato il basso continuo, cioè su questa base si poteva improvvisare, poi c'erano delle numerazioni che erano le armonie che si andavano a fare. E poi vedete che quindi la parte più virtuosistica è proprio quella atta a smuovere ancora di più le divinità. Vedete solo una piccola, questa è solo una pagina perché in realtà l'aria è molto lunga. Orfeo al suono dell'organo di legno e di un chitarrone canta una sola delle due parti, citazione monteverdiana. Quello che voi vedete, i due violini sono praticamente uno risponde all'altro e indica la lira, perché lui qui di nuovo diventa citaredo, cioè colui che si accompagna da solo. Grazie Elisabetta. Ascoltate cosa fa con la voce. Non è riuscito ad ammansire Caronte, ma dopo ci sarà un pezzo, un brano musicale che si chiama Musica Instrumentalis, perché c'è quella umana, quella mundana e quella instrumentalis che addormenterà Caronte. Allora lui si metterà sulla barca e lui stesso si autotraghetterà sull'altra sponda, dove incontrerà Plutone e Proserpina, e Proserpina in realtà ha già ascoltato il canto che non ha addormentato, che non ha ammansito Caronte, ma che ha impietosito il suo cuore. Grazie.
abil fato, contrasti amata sposa i tuoi desiri, or non mai si nieghi a tale beltà, congiunta tanti prieghi. La sua cara Euridice contra l'ordin fatale Orfeo ricorri. Oh, siamo qui. Allora, quello che vi avevo lasciato in sospeso ci è stato riferito da Plutone e Proserpina. Che cosa accade? Accade che il cuore di Proserpina si è impietosito e l'amore che Plutone porta a Proserpina, come l'amore di Euridice per Orfeo, quindi l'amore che può tutto, ha impietosito anche il cuore di Plutone. Verrà concesso ad Orfeo di riportare Euridice su, sulla terra, ma una condizione: che Orfeo non si volti indietro a guardare Euridice e verificare quindi che lo stia seguendo. Quindi devono uscire in fila indiana dall'Averno, dall'Ade, e Orfeo non dovrà mai voltarsi indietro. Questo è il quarto atto ed è l'atto della seconda peripezia, cioè dove a uno stato d'animo si contrappone l'altro, a una gioia l'infelicità, l'infelicità la gioia. Prego. Guardate, leggete, la perdita di Euridice. Rotta è la legge e si di grazia indegno. Orfeo evidentemente non rispetta questo ordine che ha ricevuto e perde per la seconda ed ultima volta definitivamente la sua amata Euridice. Adesso ascoltate, vedete esattamente quello che succede, perché dal punto di vista scenico c'è un intervento scenico importante, e dopo vi farò una domanda. Ma che odo, oimè lasso, salvan forse i miei danni con tal furor innamorate per il mio bene, ed io consento. Eclissio in me voscura. Rotta è la legge, essa di grazia indegno. Oh,
Avete sentito un attimo prima, è ritornata una melodia gioiosa, l'orchestra aveva cambiato le sue sonorità da cupe, erano diventate come quelle che abbiamo sentito durante la festa, perché Orfeo era contento, era molto contento, era forse troppo contento, stava cercando di uscire, c'era Euridice che stava seguendo, abbiamo sentito questo rumore fortissimo. Allora, secondo voi, lo scrivete dopo magari sul foglio, questa è la domanda, secondo voi quel rumore forte era, c'è scritto proprio nello spartito, qui si fa strepito rumore dietro la tela, cioè dietro questa tela al fondale che poteva esserci. Si tratta di una, così, una sgarberia, una malevolenza degli spiriti che volevano fare un dispetto a Orfeo? Di che appunto non sopportavano di vedere scappare una delle loro ombre. Plutone era forse irritato da troppa gioia di Orfeo, era un po' invidioso, era geloso di questa gioia, oppure poteva essere anche che si fosse inventato tutto, che quel rumore fosse nella testa di Orfeo. Fatto sta che comunque lui sente questo rumore, si volta e disubbidisce. Andiamo pure avanti. Ok, un attimo, Elisabetta, grazie. È cambiata la scena, ve ne siete resi conto, vero? Siamo tornati sulla Terra e c'è un'apparizione. Nel frattempo che cosa è successo? È successo che Orfeo, in questo diaframma di musica che noi non abbiamo ascoltato, ha incominciato a perdere la ragione. È un momento di follia, è una scena di follia di Orfeo, si sentirà anche nella musica, in cui lui giura e bestemmia contro Amore, o Cupido, e giura che non amerà nessun'altra donna, mai più. E in questa follia, in questo momento di perdizione, di vacui mentis proprio, perdita del senno da parte di Orfeo, scende una macchina scenografica, cioè arriva il Deus ex machina, si chiama proprio in termine tecnico, era stato inventato in questo periodo proprio in cui le opere, poi lo avremo tantissimo con l'opera ancora più con Handel più avanti, in cui i temi mitologici erano i temi delle opere che venivano rappresentate, poi verranno rappresentate ovviamente nei teatri, quindi c'è tutta una possibilità in più che in appartamenti non c'era, eppure la scena della discesa di Apollo con il carro di fuoco sul suo carro del sole può avvenire, questo era possibile. Questo personaggio che vedete è Apollo e viene in soccorso di Orfeo. Siamo nel quinto atto e ci sarà uno dei più bei duetti dell'opera di musica antica di questo periodo, sono due voci simili. Non mi sono soffermata sulle voci, lo farò adesso. Questi ruoli possono essere cantati da vari tenori,
tenori o baritoni acuti hanno la stessa vocalità, ricordiamoci che sono padre e figlio. E ci sarà un duetto meraviglioso in cui loro faranno a gara di virtuosismo. E questo è perché Monteverdi vuole proprio segnare che questo virtuosismo, che abbiamo detto essere una prerogativa proprio dell'esprimersi della divinità o verso la divinità, accomuna questi due eroi. E quindi buon ascolto. Stoppiamo, grazie. Allora, che cosa succede? Succede che quest'opera non poteva finire male perché era per una festa, perché in realtà il mito di Orfeo non finisce bene. E quindi c'è questo finale inventato in cui Apollo comunque viene a prendere Orfeo che invece di morire diventerà immortale. Quindi questo portarlo verso le alte sfere nell'Empireo darà l'immortalità a Orfeo e da qui anche c'è poi questa intuizione di far sì che la lira, che era lo strumento che suona Orfeo, diventi una costellazione. È per questo che Orfeo salendo concederà al cielo la sua lira che diventerà costellazione. Sì. Il finale non era gioioso. Adesso andiamo verso il lieto fine con la Muresca, che non fa parte dell'opera, ma era l'appendice con cui si terminava comunque, come l'ha toccata all'inizio, questa Muresca. La Muresca era una musica, una danza guerresca che metteva i cristiani e i mori in tempi, insomma, dove c'era questa tematica delle crociate molto forte. Allora questa Muresca diventata qui come una specie di danza, quindi in cui abbiamo sempre il coro, quindi ninfe e pastori sono diventati gli spiriti infernali, ve ne siete resi conto, e adesso tornati in scena ridiventano ninfe e pastori, cantano e danzano. Thank you.
così finisce, ma vedete, abbiamo... abbiamo la possibilità della chicca, Elisabetta? Possiamo far sentire... possiamo far sentire la chicca che abbiamo riservato per la il finale? La chicca, abbiamo anche la chicca. Sì, allora, per introdurre questa chicca faccio adesso il discorso sulle voci, che non ho fatto all'inizio. Erano tre le voci che a tempi di Monteverdi venivano utilizzate, il soprano, il tenore e il basso. Allora, avrete sentito che le voci femminili in generale erano in zona sopranile. Abbiamo detto tenore, baritono, Orfeo e Apollo, Caronte, che non abbiamo ascoltato, la voce del basso, Plutone, voce del basso. Sentiamo questa chicca, che cosa ci riserva. Ecco, innanzi porta queste rive, e verario tempere gli arresta i passi, solcar questo. Al tuo portal non passi, né poco morti al ver tuo ver di vive. E vuoi forse, nemico al mio signore, Cerbero trar dalle tartare porte, o rapir bravi sua cara consorte, impunito desir riacceso il cuore, con freno al foglio arder che tra il mio meglio non accorrò più mai corpore a salva, si te li addio traccia ancor nell'alma serpo a certa memoria. Ok, avete ascoltato, avete sentito? Allora, questo è un Caronte di un'altra messa in scena. Ce ne sono pochi, ma io mi ricordavo questo, che in realtà Monteverdi ha scritto questo ruolo per il basso profondo, che è proprio una voce monteverdiana, proprio Monteverdi ha tirato fuori per i suoi personaggi questa voce, questa vocalità, e questa nota che lui canta è il re gravissimo, è il famoso re grave, e di solito in altre edizioni fanno l'ottava sopra, sempre cantato dal basso, ma questo effetto così profondo che ci porta proprio là dove Caronte vive, l'abbiamo soltanto in questa occasione. E volevo anche dire che sono quattro, visto la musica modale che utilizza Monteverdi, sono quattro le note su cui fa cantare, la toccata in do per esempio, questa aria di Caronte in re, il sol viene utilizzato da Apollo, perché è la notazione, è la tonalità, anche se non sono tonalità in quell'epoca, vi ripeto, ma per capire oggi, è in cui canta la divinità. E quindi questa gestione di queste notazioni, intorno a queste notazioni, solo intorno a queste notazioni, non solo queste note, ma questa modalità attraverso queste note, abbiamo ascoltato tutto l'Orfeo di Monteverdi. Volevo dirvi un'ultimissima cosa, la coincidenza di oggi, che è il 25 aprile del 1924 muore Puccini sull'opera Turandot. E quindi due cose: non avremmo avuto Turandot e così tutto il resto di tutta la storia operistica se non avessimo avuto questo che abbiamo ascoltato oggi, che è veramente all'origine di tutto quello che per noi ormai è normale, ripeto, che è l'opera. E ho sentito che anche in cielo esiste una stella che è stata chiamata Turandot, per cui tra la costellazione della Lira e la stella di Turandot non potevamo che salire verso l'alto, e il nostro animo è salito con questo ascolto, spero. Vi ringrazio. Grazie Sabina. Grazie Sabina, grazie molto Elisabetta. Ma Sabina, che grandissimo excursus che ci hai fatto, cioè, proprio ci ha dato voglia di scoprire ancora di più, perché certo l'Orfeo, quando si studia la storia della musica e conservatorio, si sa che le cose cominciano da lì, no?
E poi ce lo si porta dietro, ce lo si porta dentro poi, sì, come sì, tutto sì. lo porti dentro, sì. cioè non è solo dietro, No, è no. dentro, va dentro di noi. Assolutamente sì. E per noi cantanti, ascoltate bene, tutti strumentisti compresi, tra l'altro io con questo signore Jordi Savall, non so se avete visto, avete notato che cosa aveva di simile? Vi ricordate Claudio Monteverdi, Jordi Savall è lo stesso abito. Io con Jordi Savall ho fatto anche un corso di perfezionamento, per cui è per me molto, sì, come dice Maria, è dentro proprio, mi porto tutto questo dentro. E per noi cantanti è importante, questa è la scuola di canto, è da qui che inizia. Caccini, che era coevo di Monteverdi, ha scritto le musiche, le famose musiche di Caccini, in cui ci sono dentro tutte le melodie che servono a noi per cantare bene, che appoggiamo appunto il nostro canto sulla parola e la parola sul fiato. E questo è una scuola. E ricordatevi allora che la nostra richiesta è, uno, di rispondere a quella domanda: come mai Orfeo non si fida e si volta indietro? E c'è questo colpo di teatro, coup de théâtre, si dice in francese, il colpo di teatro, il colpo scenico, no? E poi il colpo di scena, e poi darci suggerimenti. No, quello è rimasto in realtà insoluto, quindi essendo una cosa insoluta a cui nessuno è riuscito a dare una risposta realmente, diventa ancora di più interessante sapere come, avendo ascoltato e conoscendo un po' la storia, secondo voi siano veramente andate le cose. Ricordatevi però un fatto, non ho avuto modo di parlare bene anche dei caratteri dei personaggi, ma Orfeo pecca di disperazione, di presunzione, perché non abbiamo potuto ascoltare Speranza. Il personaggio di Speranza è proprio lì che si mette tra tutta la narrazione e la parte più intima e spirituale dei personaggi. Faremo la seconda puntata. No, per dire che lui a questo commette l'errore di disperarsi e di essere presuntuoso, cioè di essere troppo sicuro di se stesso. Ma infatti il mio fidarsi. Sospetto è che lui si volti perché pensa che gli dei vogliono fare i furbi con lui. E quindi non cioè, mancanza di fiducia. Infatti, grazie. Io per i posteri volevo fare una diciamo, osservazione per chi ascolterà questo video poi anche in differita. Cioè ricordo quello che hai detto tu all'inizio, la questione dei disegni, diciamo, di come è stato percepito questo ascolto qui, quindi noi poi rimaniamo in attesa di diciamo vostre impressioni, vostre suggestioni su questo ascolto e su come secondo voi se ci sono dei momenti particolari dell'opera che hanno bisogno di essere non so, spiegati o comunque resi con un disegno, con un pensiero, una poesia, insomma qualcosa che possa rappresentare il vostro ascolto di questa lezione che Sabina ha fatto. E basta. Grazie mille, grazie ancora Sabina. Grazie a voi.